Grazie alla signora Bencic, ora potremo realizzare il progetto. L'hai ammazzata, vero? Io sono morta. Da tanto tempo che cercano di abbattere la casa dove vivo. Un certificato di assistenza in vita? Non so che cosa sia. La signora Bencic è viva e vegeta, lo dica al suo amico Weller. Oh, assassino, fuori dal mio appartamento! Io devo trovare la mia povera Marcy. È scappata. O forse addirittura rapita. Ho investito la gatta del signor Weller. Lui lo sa. Allora, Mayer, è come un felino in agguato. Sei riuscito a parlare col mio gatto e il capo? Un ciclone in convento. Venerdì alle 21 su Rai 1. Mi dica chi è stato. La smetta, non è stata colpa di quell'uomo. Ma posso io parlare per telefono con pappagallo? Abbia pazienza. Animali e famiglia. Che c'è di c'è? Solito. Sono tutta la vita di Gigi Garulli. Ma che devo capire? Tu sta sbroccava. Ha detto sta sbrocca a me. Fino a quando? Ti inchiodo, dottor Garulli. Il diavolo non ci mette lo zampino. Mai sta in galera. Tre omicidi. Ah, ecco. Buongiorno. E allora cambia tutto. Ma che stai, devaci? Mi ha rovinato. Prima vengono gli animali, poi evade. Alla fine la colpa è mia. Ma veramente tutto. Il veterinario, domenica e lunedì alle 20:45 su Rai 1. Gagliotto. Aiva, il nostro biscotto quotidiano. I want a little sweetness down. Ciao tesoro! Mamma! Ti ho vista in TV! Hai cambiato colore! Che spettacolo, eh! E Nutris crema di Garnier con gli oli di frutti! Il colore è più luminoso, i capelli così morbidi! E i capelli bianchi! Nutris li copre tutti! Fidati! Nuovo Nutris crema di Garnier, capelli nutriti, colore più bello! Garnier! All'inizio erano 8 coppie, poi sono diventate 7. E dopo 6. Adesso sono in 5. Chi di loro continuerà la gara? Gianni, Francesco, Fabrizio, Oara o Ivo? La risposta dipende soprattutto da voi. 5 coppie, 5 balli e 5 coreografie completamente nuovi. Sempre con lo stesso impegno e la stessa voglia di vincere. Ballando con le stelle, sabato alle 21, su Rai 1. Soltanto io e te. La Sacra Rota esaminerà benevolmente la richiesta di annullamento di matrimonio. Sarebbe opportuno non si facesse vedere troppo insieme a Pietro. Il Titanic ha avuto una collisione. E Maria Pia era su quel transatlantico. Ma non era in prigione. Vedi, mia cara, anche le prigioni hanno le porte. Herman è stato liberato e tutte le accuse contro di lui sono cadute. Con questa mia dichiarazione, Pietro Pironi dovrà restituire l'eredità carpita a sua zia. Ma con Pironi sarà molto difficile spuntarla. Orgoglio, capitolo secondo, da giovedì 3 febbraio su Rai 1. Dobbiamo lottare insieme per la nostra felicità. Se ogni vostro valore più importante. I tedeschi sono sconfitti. L'armata jugoslava sta per arrivare qui. Voglio mio figlio! Sei un prepotente. Hai preso Giulia con la forza. Lo troverò e te lo porterò via. C'è un bambino dell'orfanotrofio che dovete portare con voi. Dovrete dire che è vostro figlio. Fratello, e voi lo sapete! E invece lo diventerà. Mamma! I titini hanno massacrato gli italiani che avevano preso e poi li hanno buttati in una foiba. Mio Gorizia, che dovete andare? E i bambini non ce la faranno mai. Devono farcela. Adesso lo so, perché il mio cuore è rimasto lì, in fondo al pozzo. Il cuore nel pozzo. Prossimamente, Rai 1. Alberto Said, deportato ad Auschwitz. Giuseppe Di Porto, deportato ad Auschwitz. Alberto Mieli, deportato ad Auschwitz. Edith Brooke, deportata ad Auschwitz e in altri 5 campi di concentramento. Mario Rimentani, deportato ad Dachau e in altri 3 campi di concentramento. Saranno loro i protagonisti di questa trasmissione di Porta a Porta dedicata alla giornata della memoria insieme a Giulio Andreotti, Altero Matteoli e Walter Veltroni. Titolo del programma: Mai più. E domenica 30. Ah,
Alberto Sed, deportato ad Auschwitz. Il suo numero di matricola? A5491. Giuseppe Di Porto, deportato ad Auschwitz. 167.988. Alberto Mieli, deportato ad Auschwitz. 180.060. Per Edith Brooke e Mario Limentani non si fece in tempo a fare il tatuaggio. Edith Brooke ha fatto il giro di 6 campi di concentramento, Limentani di 4. Dopo il TG1 di mezzasera saranno loro i protagonisti di questa trasmissione di Porta a Porta, intitolata Mai Più e dedicata alla giornata della memoria. Con noi il senatore a vita Giulio Andreotti, il ministro Altero Matteoli, il sindaco di Roma Walter Veltroni. Molte testimonianze drammatiche, molti servizi. Porta a Porta più tardi. Renzo Arbore! Grazie a tutti. Lei, il nome Flavio, non se lo deve dimenticare. Ma lei fa il cuoco o sta già mangiando? Assaggiamo per cucinare meglio. The leader of the band. Adesso che comando io, parli se ne sono sentito. Farò pagare amaramente. Stefano Bollani. Abbiamo questa augata, come vedete. Ma che sta questa bellezza? Sono tutti amici qua. Ci rivediamo sabato prossimo alle 23.45. Non lo dite a molta gente. Ditelo ok. Più importante. Ma posso io parlare per telefono con pappagallo? Abbia pazienza. Animali e famiglia. Che c'è di c'è? Solito. Sono tutta la vita di Gigi Garulli. Ma che devo capire? Tu sta sbroccata. Ha detto sta sbroccata a me. Fino a quando? Ti inchiodo, dottor Garulli. Il diavolo non ci mette lo zampino. Mai sta a galera. 3 omicidi. Ah, ecco. Buongiorno. E allora cambia tutto. Ma che stai facendo? Ma rovinato! Prima vengono gli animali, poi evadi, alla fine la colpa è mia. Ma veramente tutto. Il veterinario, domenica e lunedì alle 20.45 su Rai 1. I tedeschi sono sconfitti, l'armata jugoslava sta per arrivare qui. Voglio mio figlio! Sei un prepotente, hai preso Giulia con la forza. Lo troverò e te lo porterò via. C'è un bambino dell'orfanotrofio che dovete portare con voi. Dovrete dire che è vostro figlio. Io non lo voglio, fratello, e voi lo sapete. E invece lo diventerà. I titini hanno massacrato gli italiani che avevano preso e poi li hanno buttati in una foiba. Mia Corizia, che dovete andare? E i bambini non ce la faranno mai. Devono farcela. Adesso lo so, perché il mio cuore è rimasto lì, in fondo al pozzo. Il cuore nel pozzo. Prossimamente, Rai 1. Toscano, il gruppo che fa muovere gli immobili in Italia.